Cari compagni e compagne, questa mattina sui giornali abbiamo letto che probabilmente il nostro Presidente del Consiglio ha qualche superficie di contatto con la malavita organizzata. Lo sospettavamo, diciamo così. Ma se mi permettete, non è la notizia peggiore. Su molti giornali non c'è, ma c'è un episodio che ci dice che Ibrahim Mbodi, 35 anni, operaio senegalese di nascita, biellese d'adozione, è stato ucciso a coltellate dal suo datore di lavoro, probabilmente perché non gli voleva pagare lo stipendio. Io penso, questo non fa notizia, io penso che questo ci dica che cos'è oggi l'Italia. 30-40 anni fa non ci sarebbe nemmeno venuto nell'anticamera del cervello che una cosa così potesse succedere. A Biella, nella culla del movimento dei lavoratori italiani. Eppure io penso che questa è la situazione dove siamo. Noi siamo dentro una crisi del capitalismo che sta diventando crisi di civiltà, in cui sono le relazioni tra le persone che saltano per aria e sono i fondamentali su cui noi siamo stati abituati a costruire la nostra idea non solo di politica ma di vivere civile, comune, che stanno saltando per aria. Ed è in questo senso che io penso che quando diciamo le lotte dei lavoratori, le lotte delle donne, i diritti civili, le questioni dell'ambiente, facciamo bene a tenere assieme tutto questo. Perché il grado di inciviltà che emerge da questo capitalismo è un'inciviltà che attacca tutti questi aspetti. Non solo peggiora le condizioni di vita e di lavoro della gente che lavora, ma rende precaria la vita di tutti, toglie i diritti, imbarbarisce i rapporti, fa sì che uno, a seconda del colore della pelle, possa essere trattato in un modo o in un altro. Noi in Italia eravamo abituati a pensare questo come una cosa che riguardava altri continenti, che non si sarebbe mai potuto in Italia, paese con 30 milioni di emigranti, arrivare al razzismo. E invece siamo arrivati al razzismo. Io penso che questo è il punto da cui partiamo. E allora, e questa è la prima considerazione che voglio fare, noi non dobbiamo guardare ai nostri simboli, alla falce e martello, al nostro essere comunisti, chi lo è, socialista, ambientalista, come un elemento del passato a cui rimanere attaccati. Per noi quei simboli sono il simbolo che se una lotta per la liberazione, per la democrazia, contro lo sfruttamento è stata possibile un tempo, vuol dire che è possibile anche oggi. E che di fronte a questo capitalismo che distrugge, che imbarbarisce, come ha imbarbarito nel secolo scorso con la tragedia nazifascista, è possibile anche oggi, in nome di quei simboli, di quei valori, sapere che è possibile cambiare le cose. Noi vogliamo essere quelli che rimettono il senso dell'umanità dentro una società che sta disumanizzando il presente e il futuro e che sta abolendo il futuro per le giovani generazioni. Questo è il motivo per cui io credo che siamo qui. È una passione sociale, civile, è il motivo di fondo della nostra militanza. E allora io vi proporrei questo: non diciamo più in giro siamo ancora comunisti di sinistra, socialisti. Aboliamo questo ancora. Noi dobbiamo essere capaci, quelli che reinventano l'essere comunisti, socialisti, anticapitalisti, antipatriarcali tutti i giorni, perché questa è la condizione della nostra esistenza. Tanti anni fa, qui lo ricordava Giampaolo Patta, c'è stata l'assemblea di partenza del movimento della Rifondazione Comunista. Ecco, io vi vorrei proporre una differenza, ce n'è anche un'altra, ma questa è una. Noi non siamo quelli che sono ancora, vogliamo provare ad essere quelli che costruiscono la sinistra ridiventando ogni giorno comunisti, socialisti, anticapitalisti, perché questa è la condizione per parlare con le giovani generazioni,
Questa è la condizione per non essere messi nella riserva indiana della memoria, ma aboliti dalla possibilità di incidere oggi sulla politica. Quindi riscoprire quotidianamente quello che è il senso della nostra militanza dentro un capitalismo che per l'appunto si presenta come barbarico. Questa, dal mio punto di vista, è anche l'elemento fondamentale del nostro posizionamento politico. Abbiamo detto, siamo contro il bipolarismo, cioè noi non ci riconosciamo come l'estrema sinistra delle socialdemocrazie, noi vogliamo costruire un polo politico autonomo e con un suo profilo strategico, che non è il maquillage di questo o quella questione e la capacità di porre l'alternativa di sistema, quello che abbiamo chiamato il socialismo del XXI secolo. Io credo che questo è il nodo politico che deriva da quella scelta. Siamo anticapitalisti, antipatriarcali, pensiamo che questo capitalismo sia barbarico nella sua essenza, distrugga l'ambiente, le relazioni tra le persone, distrugge la stessa democrazia in cui siamo, ma appunto contro questo capitalismo bisogna costruire un polo politico che sia in grado di un proprio profilo, di una propria dignità. E fondiamo questo essere contro il bipolarismo, che vorrei esemplificare in un modo solo. Che cosa vuol dire il bipolarismo in Italia? Vuol dire che qualche settimana fa, tutti assieme, abbiamo partecipato a una grande manifestazione contro il governo nei fatti e Berlusconi, che vuole mettere la mordacchia all'informazione. Voglio chiedere a molti di quegli operatori dell'informazione, a molti di quei direttori di giornale o di rete che erano lì a manifestare giustamente contro Berlusconi, perché non ci sono quando ci sono le lotte dei lavoratori? Perché non sono qui oggi a fare informazione? Questo è il bipolarismo. Un bipolarismo tragicamente troppo spesso tra simili, che vede gli elementi negativi, antidemocratici da regime di Berlusconi, ma in realtà riproduce sovente le stesse pratiche di emarginazione, di esclusione, di incapacità di vedere l'alternativa. Siamo contro il bipolarismo. Così come abbiamo scritto nel documento che sta alla base di questa assemblea, che noi siamo contro la guerra senza se e senza ma e senza la possibilità di mediazione. Lo voglio sottolineare perché, diciamo così, tra i dirigenti che stanno intervenendo da questo palco, nessuno è senza peccato. Io penso che la federazione della sinistra debba nascere dicendoci chiaramente che ci sono delle cose che non sono mediabili e che noi abbiamo sbagliato a mediarle e che all'origine della distruzione della sinistra in questo paese c'è stato il far venir meno dei principi che non possono essere messi in discussione. Quello del no alla guerra non è un punto mediabile, né oggi né mai, e l'averlo mediato è stato all'origine della nostra crisi, non è stata un'altra cosa. La crisi morale, che a mio parere è uno degli elementi della nostra crisi, è il fatto che la nostra gente ha iniziato a pensare anche di noi che dicevamo una cosa e ne facevamo un'altra. Se succede questo, la sinistra è finita, perché fare politica non è obbligatorio, non te l'ordina il dottore. C'è qualcuno che lo fa per interesse. La nostra gente fa politica perché vuol cambiare la propria vita e possibilmente vuol lasciare ai propri figli un mondo migliore di quello che ha trovato. Per fare politica a sinistra devi avere una spinta morale dietro la tua azione, ma il primo punto della moralità è che c'è un rapporto tra le parole e i fatti, e questo nodo della guerra è un punto decisivo.
Per questo siamo contro il bipolarismo. Non tutto è mediabile. E siamo anche contrari, e prendiamo le distanze, da quei compagni che alla fine hanno confuso Lenin con Machiavelli e che quindi tutto è mediabile. No, non è così. Ci sono dei punti che non si possono fare. E lo diciamo sulla questione della guerra, così come lo diciamo sulle questioni del lavoro, nella lotta contro la precarietà, sulle questioni del sapere, per garantire che il sapere rimanga un bene pubblico e non venga privatizzato come stanno facendo nei fatti attaccando le più elementari conquiste degli ultimi 50 anni. Lo diciamo sulle questioni dell'ambiente. E qui penso che c'è il secondo nodo della nostra federazione. Io credo che noi ci dobbiamo candidare ad essere una sinistra che non si pone solo il problema della rappresentanza degli interessi degli strati più deboli, dei lavoratori. Noi dobbiamo provare ad essere una soggettività politica che ricostruisce il protagonismo e l'organizzazione della società, dei lavoratori, di chi lotta. Perché a mio parere il populismo che è dilagato a destra e sta oramai dilagando anche a sinistra, ha una base materiale semplice: l'idea delle persone che da soli non possono niente, che sono sconfitti e deboli e che si devono affidare all'uomo della provvidenza, devono invocare religiosamente qualcuno che gli riesca a fare quello che loro non possono fare. La base materiale del populismo è il senso di impotenza della nostra gente. Il populismo non si batte con gli anatemi, il populismo lo si batte ricostruendo il protagonismo e la forza dei lavoratori, dei soggetti deboli, e facendo sì che la gente, come diceva Di Vittorio, non si tolga il cappello né davanti al padrone, ma nemmeno davanti al parlamentare di sinistra, nemmeno davanti ai suoi dirigenti. Perché il populismo lo batti se la gente diventa e torna ad essere consapevole della sua forza e delle sue possibilità. Noi dobbiamo rompere dentro noi stessi la sensazione di essere eredi di grandi lotte, ma oggi ahimè sconfitte. Noi dobbiamo riscoprire nella distruttività del capitalismo di oggi appunto l'esigenza di ogni giorno riproporti la novità dello stare a sinistra, dell'essere comunista, dell'essere socialista. Ma nello stesso tempo dobbiamo lavorare a battere il senso di sconfitta e di impotenza che c'è tra la nostra gente. Perché altrimenti passa Berlusconi su un lato, passano forme di populismo a sinistra, ma passa il razzismo, passa la logica del prendersela col più debole. Perché quando tu sei debole pensi che col padrone non ce la fai, almeno te la prendi con quello che sta sotto, perché con quello pensi che ce la fai. Io penso che questi sono i due nodi. Capacità nostra di avere un progetto che non sia vissuto da noi stessi in primo luogo come nostalgici, ma che sappiamo che è fondato nella materialità delle relazioni sociali oggi, ma lavorare come federazione della sinistra non solo alla rappresentanza, ma alla ricostruzione di relazioni sociali, di potere, di elementi di lotta, di conflitto, di progetto, che permettano alla nostra gente di ricostruire la fiducia in se stessi, la capacità di non essere folla applaudente qualcuno, ma la capacità di essere lavoratori, lavoratrici, giovani che prendono in mano il proprio futuro e su questo costruiscono la loro prospettiva. Io penso che questi due motivi di fondo sono i motivi per cui noi costruiamo questa federazione. E facciamo una federazione, come avete sentito, Oliviero è stato molto, molto netto, lo voglio essere anch'io, come avete sentito e sapete, abbiamo, ed è normale che sia così, punti di vista non totalmente coincidenti. Esattamente il motivo per cui facciamo una federazione, che mettiamo assieme tutte le cose che ci uniscono e lasciamo fuori dalla porta quelle che ci dividono.
mettiamo assieme l'essenziale ed è molto. Io penso sia ben oltre il 90% e lasciamo fuori quello che ci divide. E però io, che ho molto insistito in questi mesi sulla costruzione della federazione, vorrei provare a spiegare perché secondo me la federazione non è in fondo una cosa minore, ma è un grande, grande obiettivo. E lo dico in primo luogo sul terreno dell'unità. Noi abbiamo il problema non solo di ricostruire un partito della sinistra, noi abbiamo il problema di ricostruire uno spazio di quello che un tempo si chiamava il movimento operaio, che sia uno spazio di autonomia politica ma anche culturale e sociale da quelli che sono i poteri forti e l'ideologia dominante. Badate, noi abbiamo fatto, io sono stato tra quelli che c'erano dall'inizio, Rifondazione Comunista, abbiamo avuto varie scissioni, credo 8 se non le ho contate male, in questi 17 anni. Noi avanti così non andiamo da nessuna parte. Noi abbiamo il problema di riuscire a ricostruire uno spazio del movimento operaio in cui ci sia spazio per forze, per pensieri politici un po' più moderati e molto più di sinistra, che ci sia spazio per esperienze di lotta ambientale e di lotta operaia. Noi dobbiamo ricostruire uno spazio comune, perché non è possibile che quegli altri dall'altra parte si mettono assieme pur con differenze enormi e noi da queste invece ci frantumiamo sempre. Bisogna provare a innovare, a costruire un modo di stare assieme che permetta non solo di far coesistere chi si dice comunista e chi si dice socialista, ma di far convivere chi ha una posizione un po' più di sinistra, chi un po' più moderata, non leggendo in ogni singolo passaggio la cosa su cui sta o cade il mondo. Questo per me è la scommessa, ed è per questo che io penso che bisogna guardare all'America Latina. Se uno andava in America Latina nei decenni scorsi, c'erano 27 formazioni trotskiste di tutti i tipi, 5 partiti comunisti, 4 movimenti fochisti con tendenze diverse e via frantumando, ognuno con la sua verità e ognuno disponibile a fare la scissione in nome della sua verità. Se l'America Latina è oggi il punto più avanzato del movimento contro la globalizzazione e contro l'imperialismo e il capitalismo, è perché sono stati capaci a costruire dei fronti popolari di sinistra in cui le differenze coesistono e convivono. Sono stati in grado di mettersi insieme. In Uruguay, il presidente appena eletto, con la maggioranza dei voti, più del 50%, è un ex Tupamaro. Sta assieme nel Frente Ampio con altre organizzazioni che sono organizzazioni molto più moderate. Io penso che noi dobbiamo imparare da loro. Il discrimine non è la tua verità su quel punto di teoria o su questo o quel passaggio. Il discrimine è essere contro il liberismo, essere contro i poteri forti, essere contro, se la volete dire brutalmente, ed avere un'autonomia dai padroni, dal capitale e dal Vaticano. Perché questo è il discrimine. Questo è il discrimine. Noi dobbiamo proporre che la federazione metta insieme coloro che stanno fuori dal bipolarismo in Italia, perché nei due poli non c'è nessuna di questa autonomia. Non c'è l'autonomia dalle imprese, da Confindustria, non c'è l'autonomia dalle banche e non c'è l'autonomia dal Vaticano. Noi vorremmo raggruppare coloro che invece hanno questa autonomia. E per farlo, secondo me, bisogna avere una forma che sia larga, che riconosca i diversi, non solo appunto che cosa siamo stati, da dove arriviamo. Io spero che dentro questa federazione si possano mischiare molto le storie e vedremo assieme quali passi si fanno in avanti. Ma la cosa che a me interessa è questo, e citerò un articolo dello Statuto Provvisorio. Noi abbiamo scritto in quello statuto che le decisioni si prendono con maggioranze di 2/3. Questa cosa in Italia non è mai avvenuta, che io sappia, ma vuol dire una cosa semplice, che tu non puoi fare il colpo di mano
e la dico, non puoi nemmeno vincere i congressi al 53%. Sei obbligato ad avere un consenso più largo. Questa è la condizione per poter stare assieme. E il che vuol dire che tu su certe cose arriverai a una sintesi, farai delle cose, vuol anche dire che alcune cose non le farai come federazione, perché se non c'è il consenso per farlo non le puoi fare. Ma questo è un punto da preservare. Ed è per questo che a me non scandalizza che ci sia la federazione e rimangano i partiti. Se c'è un punto su cui non siamo d'accordo, rimane l'autonomia politica. Ma su tutto quello che possiamo troviamo l'accordo, ma troviamolo col metodo del consenso. Secondo me questo è un nodo che noi dobbiamo reciprocamente dirci in modo forte, perché io penso che larga parte delle persone che fanno e vogliono fare politica a sinistra non stiano oggi dentro i nostri partiti, ma non siano iscritti a nessun partito. Sono persone che fanno politica nel sindacato di base, nei COBAS, nella CGIL, nei comitati, nelle associazioni ambientaliste, ma che ritengono che oggi i partiti non sono il modo in cui riesci ad esprimere meglio. Sovente la gente ti dice: non ho mica tempo da perdere, perché ho da far politica. Allora io spero che la federazione possa essere il modo in cui ci troviamo dei modi di stare assieme che valorizzi quel lavoro politico e permetta alla larga parte della gente di sinistra in questo paese, comunista, socialista, che non si dà un aggettivo, che si riconosce perché suo padre era comunista e lui ha gli stessi valori, quella gente lì di provare a rimetterla assieme dentro la federazione. Questa per me è la scommessa. E ci siamo dati un anno di tempo, abbiamo messo le scarpine per dire si parte, perché noi oggi partiamo, ma abbiamo davanti un processo costituente che ci deve permettere di allargare i soci, voi, noi, quelli che oggi fanno partire la federazione, non sono il perimetro della federazione, sono le forze che permettono al processo di partire. E che proprio perché il processo parte si può allargare. E badate, io ho insistito anche discutendo, io che penso che questo è un polo della sinistra anticapitalista, antipatriarcale, sinistra di alternativa contro il bipolarismo, perché ci chiamassimo Federazione della Sinistra, nome breve. Secondo me più i nomi sono lunghi più vuol dire che c'è del casino in giro, più i nomi sono brevi più che c'hai qualcosa da dire. Ma dal mio punto di vista vuole anche essere un invito. Noi, lo si diceva, abbiamo avuto scissioni, casini, io faccio un invito a tutti i compagni e le compagne con cui in questi anni, in questi mesi abbiamo litigato, a dire proviamo a ricostruire un percorso assieme. Facciamo diventare la federazione lo spazio pubblico comune che permetta di unificare la sinistra. Su quelle basi. L'anticapitalismo, l'autonomia contro il bipolarismo, su quelle basi. Tra quelle basi ce n'è anche una che dicevo all'inizio, e cioè che noi non tagliamo i ponti con la nostra storia, perché pensiamo e siamo orgogliosi di essere figli e nipoti di quelle storie, perché riconosciamo nelle lotte dei lavoratori per la libertà in questo paese, degli uomini e delle donne che hanno fatto le lotte negli anni scorsi, le nostre lotte. Perché sappiamo che se noi oggi siamo qui a far politica è grazie a quelle lotte che ci sono state. E quindi una sinistra anticapitalista di alternativa, una sinistra che sappia tenere il rapporto con la propria storia. Perché come ci insegnano gli avversari di classe, sono loro interessati a riscrivere la storia. Ci vogliono spiegare che questa Repubblica è nata dalla Repubblica di Salò. No, questa Repubblica è nata dalla lotta partigiana e noi vogliamo tenere quella storia lì. Ma appunto costruire una sinistra come uno spazio pubblico in cui possiamo metterci tutti in gioco, in cui ci possiamo mettere tutti in gioco. E lo dico e finisco, perché dobbiamo andare alla manifestazione, che io penso che sia una cosa molto positiva che oggi facciamo questa nostra iniziativa di partenza della federazione il giorno che c'è la manifestazione del 5 di dicembre, il No Berlusconi Day. E io sono orgoglioso
di partecipare come dirigente a questa federazione che per prima, assieme all'Italia dei Valori, come federazione, ha saputo riconoscere in quella manifestazione promossa dalla società civile sul web, in modi molto diversi si potrebbe dire da come siamo abituati tradizionalmente, ha saputo capire l'elemento di novità e starci dentro sin dall'inizio. Noi potevamo come federazione dire: nasciamo come federazione, la prima cosa che facciamo, cosa facciamo? Una manifestazione nostra. Bersani ha fatto così, eletto del partito, il 12 fa le manifestazioni del PD. Avremmo potuto fare come Bersani una manifestazione identitaria e invece abbiamo scelto un'altra strada come federazione, perché noi siamo una parte del movimento della costruzione dell'opposizione in questo paese e la nostra identità è perché sappiamo chi siamo, ma non perché vogliamo stare da soli, ma perché l'opposizione la vogliamo costruire con gli altri. E allora io penso che sia bene che noi oggi facciamo la partenza della nostra federazione lo stesso giorno in cui sappiamo stare con tanti altri che sono sovente diversi da noi, ci hanno detto le bandiere viola, a noi ci viene da pensare strano se ci dicono una bandiera viola perché siamo abituati alle bandiere rosse, ci stiamo con la nostra identità ma ci stiamo con gli altri a costruire questa opposizione. Io penso che a questo movimento che va in piazza oggi dobbiamo avanzare una proposta politica e gli dobbiamo dire: facciamo sì che il 5 dicembre, che il No Berlusconi Day, non sia solo un giorno. Proviamo a strutturare questo movimento di massa che parte dal basso contro Berlusconi, ma contro il berlusconismo. E proviamo a renderlo un tessuto che sui territori vada avanti e si costruisca. Perché a Bersani una cosa gliela dobbiamo dire: se si vuole costruire l'alternativa bisognerà iniziare a costruire l'opposizione, perché la cosa che manca oggi in questo paese è un'opposizione degna di questo nome. E l'opposizione non la si fa solo in Parlamento e non la si fa votandosi alla guerra sull'Afghanistan, come non la si fa astenendosi sul federalismo fiscale o votandosi come ha fatto Di Pietro. L'opposizione la si fa ricostruendo un modello di alternativa che parta dalle lotte. E allora noi qui oggi diciamo: partiamo con la federazione della sinistra, vogliamo proporre che la federazione della sinistra sia il terreno di unità di tutta la sinistra, di alternativa di questo paese, e questo è l'invito che facciamo. E diciamo al movimento del No Berlusconi Day: costruiamo assieme, non solo oggi ma nelle prossime settimane, un'opposizione degna di questo nome a Berlusconi, perché i suoi guai giudiziari, le sue malefatte e le sue politiche assolutamente negative non rimangano solo un fatto di denuncia, ma proviamo a costruire l'alternativa a partire dalle lotte. E finisco dicendo, è per questo che nel nostro cammino la prima cosa che faremo, saremo al 12 dicembre a Milano, saremo alle manifestazioni a Copenaghen contro quel vertice che di ambientale non ha proprio nulla nei giorni prossimi, saremo alla manifestazione No Ponte, ma la prima cosa grande che dobbiamo fare è una campagna referendaria che dica chiaramente agli italiani che cosa vogliamo: no alla privatizzazione dell'acqua, no al nucleare, no alla precarietà, no alla precarietà. La legge 30 non siamo riusciti a toglierla quando eravamo in maggioranza, la vogliamo togliere con un referendum. Questo è l'impegno che ci prendiamo e per cui oggi andiamo alla manifestazione, ma proviamo a costruire da domani sui territori, in tutto il paese, l'opposizione sociale e la federazione della sinistra. Avanti compagni, ce la possiamo fare. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, o
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore.